Allora, in due parole, se c'è qualcuno che guarda questo video e non sa chi sono, io mi chiamo Anna, il mio cognome è Larina, io sono insegnante di russo e oggi siamo qui per parlare del caso strumentale. Perché proprio del caso strumentale? Perché c'era l'esigenza di una bravissima ragazzina, che era una mia studentessa, che ha pubblicato una domanda. Adesso parleremo di questa domanda, appunto. Voi intanto, se avete delle domande, me le potete benissimo scrivere. A tutto quello che posso rispondere, risponderò volentieri. Prima di fare tutto ciò, aspettiamo altri 2 o 3 minuti, altre persone che magari adesso si uniscono a noi. Io vi dico due cose, sia per le persone che mi conoscono, soprattutto per le persone che mi conoscono. Se volevate acquistare qualche mio corso, non l'avete ancora fatto, eravate indecisi. Giusto un'informazione, da gennaio dovranno cambiare i prezzi perché mi cambia il regime fiscale, non sto più nel regime dei minimi, quindi ci sarà l'IVA e ci sarà il 22% di più. Quindi se volevate, stavate pensando sì, no, ni, non aspettate il 30 dicembre perché intanto non potrò, non sarò più operativa perché sarò con i ragazzi in Russia, nel tour linguistico, e quindi praticamente abbiamo tempo fino al 21 dicembre. Se volevate comprare qualcosa, cercate di terminare gli acquisti entro quel periodo là, perché dopo i prodotti resteranno, ma cambieranno i prezzi. Ok? Ti conosco bene, mi riempivi di compiti, sì, pure te mi ricordo, però io mi ricordo di te, Ruggero, che sei stato bravissimo a fare tutti quei compiti che ti assegnavo. Хорошо. Allora, torniamo un attimino al nostro caso strumentale. Chi di voi conosce i casi? Chi ha studiato nel complesso i casi russi? Scriviamo io. Chi non ha studiato, scriviamo no. Così capisco se dobbiamo cominciare dalle basi, oppure possiamo procedere direttamente alla domanda di Valentina. Che intanto vedo e ve la leggo. Ok, quindi non c'è nessuno che parta da zero. Хорошо, allora passiamo direttamente alla domanda. Oi, Valentino, ve l'hai scritto? Mi è sfuggito. Dunque, non mi ricordo dove la domanda, ve la dico così a voce. La domanda era: perché non si può dire matematica была мой кошмар? Кошмар è un incubo. Matematica è matematica. Matematica была мой кошмар, la matematica era il mio incubo, perché bisogna dire matematica была моим кошмаром allo strumentale. C'è qualcuno che sa perché? Vabbè, il fatto sta che bisogna usarlo allo strumentale. Insomma, Valentina aveva la domanda sua non era che caso ci vuole? Non patamushta strumentale, ma pacimù proprio strumentale. Qualcuno di voi ha idea perché si dice matematica era il mio incubo? Perché incubo deve stare allo strumentale. Allora, perché verbo essere al passato e futuro richiede strumentale? Хорошо? Altre versioni? Era come un incubo, sì. Caso strumentale si chiama così prima di tutto perché i sostantivi usati in questo caso molto spesso sono strumenti, ma non sempre. Allora, perché il verbo essere al passato e futuro richiede lo strumentale, come работать, potrabotec, stать, da predicativa del soggetto, però sono spiegazioni che possono risultare un po' difficili per chi comincia. Ricordate voi stessi quando avete appena cominciato a studiare i casi e poi vi dicono qui c'è luogo, qui c'è l'oggetto, soggetto, pensiero di qualcuno, no? E voi che stavate così, mamma mia, ma è fisicamente possibile memorizzare tutto questo? Allora, la prima cosa che bisogna sempre ricordare è che solo una parola nell'intera frase può essere al nominativo ed è soggetto, è qualcuno che compie un'azione, che svolge un'azione. Per esempio, io lavoro in banca, abbiamo io e banca come due oggetti in questa frase, solo che due sostantivi,
Diciamo così, la mamma lavora in banca. Mamma e banca sono sostantivi, no? Sono due nomi, ma solo una parola potrebbe rimanere senza cambiamenti e questa parola è il soggetto. La mamma lavora, bisogna trovare chi è che lavora, chi è che agisce e con lui sarà il nominativo. Tutti gli altri devono cambiare. Il discorso, sì, a volte possiamo vedere un'altra parola senza cambiamenti e si tratta del caso accusativo, però è una formalità, è un'eccezione dal punto di vista formale. Però la parola, tipo ho comprato la torta, la mamma ha comprato la torta. La torta doveva cambiare, però nel caso accusativo, solo in caso accusativo, no? Al maschile, inanimato non cambiano. Però di fatto la parola sta al caso accusativo. Solo che senza desinenza. In tutti gli altri casi vediamo le desinenze. Quando diciamo io sono qualcuno, ja vrač, ja psycholog, scusate, ja jurist, io qualcuno, dobbiamo lasciare queste parole così come sono. Il verbo essere, che in russo è быть, non è jest, ripeto, è быть, essere. Quando abbiamo bit normale, io voglio essere uno psicologo. Я хочу быть, essere. Quando abbiamo al passato ero, я был. Quando abbiamo il futuro, я буду, io sarò. Я был, prima, я буду, я хочу быть. Non lo sono, lo voglio essere. Oppure la quarta opzione è all'imperativo, quando diciamo sì, l'avvocato come tutti nella nostra famiglia. Quindi queste quattro forme del verbo essere richiedono lo strumentale. Potevano richiedere benissimo qualsiasi altro caso, potevano richiedere dativo, potevano richiedere qualsiasi. Noi l'abbiamo classificato questa. Diciamo il ruolo del sostantivo che dobbiamo mettere allo strumentale come qualità. E quando noi studiamo i casi, noi sappiamo quando abbiamo il pensiero, l'oggetto del nostro pensiero, questo oggetto sta al prepositivo. Quando abbiamo il destinatario, per esempio, ho regalato, non so, una confezione di salumi, di formaggi. A Maria, Maria è destinataria, no? Maria dovrà cambiare l'ultima letterina secondo le regole del caso dativo, perché dativo è responsabile per tutti i destinatari. Il caso strumentale si usa principalmente quando abbiamo lo strumento, quando la parola che abbiamo nella frase ci fa da strumento. In italiano molto spesso vediamo queste costruzioni con mangio con le mani, dormo, vabbè, con gli occhi chiusi, sì, però non sembra uno strumento. Quando faccio qualcosa con qualcosa, come mangio con le mani, io scrivo con la mano sinistra, no? Compro con la carta di credito. O in contanti, voi dite in contanti, noi diciamo con contanti, quindi tramite, usando qualcosa. Quando usiamo il nome, l'oggetto come strumento tramite il quale facciamo qualcosa, questo strumento dovrà cambiare l'ultima lettera secondo il caso strumentale. Lo strumentale, oltre ad essere lo strumento vero e proprio, oltre ad essere con, può essere a compagnia. Io vado al cinema con mia mamma, io vivo con mio marito da 10 anni in questa città, io lavoro con Giovanni, con qualcuno sempre strumentale, quindi quando abbiamo compagnia vediamo lo strumentale. Un'altra situazione in cui possiamo vedere il caso strumentale è quando abbiamo certe preposizioni. Lì non dobbiamo pensare a nessuna logica, non c'è né compagnia, né strumento, né niente.
Certe preposizioni richiedono strumentale senza se e senza ma. Qualcuno di voi sa scrivermi quali sono l'esempio di queste preposizioni che richiedono lo strumentale? E quando vediamo quello, subito dopo la parola va cambiata secondo le regole del caso strumentale. Mieshdu, perfetto. Riadams, sì, riadams accanto a. Qui vediamo comunque s e ci fa capire che ci sarà lo strumentale. Mieshdu, che si traduce come tra noi, no? Detto tra noi così, oppure tra la Russia e l'Italia c'è un rapporto di amicizia così. Mieshdu tra richiede lo strumentale. Qui non analizziamo alcun ruolo, vediamo Mieshdu, mettiamo la desinenza dello strumentale. Ok? Pod in ad, sì, sono due preposizioni che indicano spazio, sopra e sotto. Quando vediamo queste due, senza analizzare, pod stalom, sotto il tavolo, nad stalom, sopra il tavolo. Quando abbiamo la preposizione na, su, non è lo strumentale, è il caso prepositivo, quindi bisogna sapere che certe preposizioni. Così, è andata così, ti sam noi da, smatret za, sì, za è una delle preposizioni che appartengono a due casi, all'accusativo e allo strumentale. Le preposizioni, ragazzi, sono un po' particolari. Ci sono preposizioni in lingua russa che appartengono soltanto ad un caso. Per esempio, la preposizione o è solo dello strumentale. Del prepositivo, scusate, del prepositivo. Quando abbiamo la preposizione na, può appartenere al prepositivo, per esempio na rabotie, dove, al lavoro, oppure all'accusativo, na rabotu, dove vai, al lavoro, na rabotie, na rabotu. Qui la preposizione, quando la vediamo, non significa che dopo sarà il caso. Che tipo prepositivo accusativo che è scontato, qui dipende dal verbo. Mentre mieshdu è una di quelle, per fortuna, preposizioni che richiedono solo strumentale e senza pensarci, quindi nad, pod, mieshdu, riadam, s. Dopo queste vediamo semplicemente lo strumentale. Так, хорошо, vediamo che c'è. Привет, привет, привет a tutti. Так. E quindi quando vedo una preposizione non è detto che il caso sarà prepositivo, ma può esserci anche lo strumentale. No, tra il prepositivo e lo strumentale non credo. Allora, la preposizione che appartiene al caso prepositivo e accusativo è na. La preposizione za appartiene allo strumentale. Quando significa dietro, za domam, dietro casa. Za può appartenere all'accusativo sempre, e non significa dietro, si traduce я сделаю это за тебя, lo faccio per te, nel senso al posto tuo. Quindi za può appartenere a entrambi i casi. Quando vedete la preposizione, non pensate che se l'avete vista solo non lo so, con l'accusativo, basta, è sua. È da vedere se sarà solo sua o no. Comunque, na e za lavorano in due direzioni, mentre nad, pod, mieshdu, riadam solo dello strumentale. La preposizione s pure è un po' particolare, è ambigua, è la preposizione che sta sia con lo strumentale sia con un altro caso. Qualcuno di voi sa a quale altro caso appartiene la preposizione s? Родительный, genitivo, genitivo, esattamente così. Perché s quando è con un amico è strumentale, ma s può significare anche dal. Quando abbiamo я иду на работу, vado al lavoro. Quando io torno dal lavoro, я иду с работы. E quindi
Dopo la es possiamo vedere la parola con la desinenza sia del genitivo sia dello strumentale. Come si fa a capire quando sarà questa, quando sarà quell'altra? Dal contesto, no? Vado insieme al lavoro o vado dal lavoro, per logica, no? Oppure, non so, vengo con mia sorella o vengo dalla mia sorella, cioè non avrebbe veramente senso. Quindi la preposizione di per sé non ci fa capire che cosa sarà. Ok, e lo strumentale, torniamo a questo, speriamo che la Valentina sarà chiaro. Quando abbiamo la qualità, quando la persona o un oggetto agisce in qualità di qualcuno o di qualcosa, per esempio, io lavoro in qualità di direttore, io lavoro come direttore. Faccio il direttore. Ja rabota ju strumentale directa rom. Ja rabotal directa ram. Stessa cosa, ja byl directa ram. Lavoravo come direttore. Budu al futuro uguale. Solo al presente, quando abbiamo io sono, lì non cambia. Consideratelo un'eccezione. Tutto il resto, quando abbiamo la qualità, come qualcosa, qualcuno era qualcuno, io ero direttore. Chi ero io? Direttore. Stessa cosa, la matematica per me era un incubo. Che cos'era matematica per te? Un incubo. Quindi rappresentava qualcosa, come io che faccio, non so, il ruolo, svolgo il ruolo del direttore. La matematica per te faceva, svolgeva il ruolo, rappresentava un incubo. Allora l'incubo dovrà essere allo strumentale. Per ora il caso più difficile per voi da capire, non da usare le desinenze, qual è? Questa particolarità dello strumentale l'ho già sentita, che la gente non riesce a capire perché io ero richiede lo strumentale. Io ero qualcuno, io lavoravo, cioè io ero bambino, ero direttore, io ero un incubo di qualcuno, io ero il sogno di qualcuno, non importa chi ero, rappresentavo qualcosa per un'altra persona. Quindi questo qualcosa dovrà essere allo strumentale. Ero, lavoravo. Diventavo, sono diventato, diventerò, non importa il tempo, questi richiedono lo strumentale. Perché gli altri non ci stanno, gli altri casi non c'entrano nulla. Il prepositivo significa posto o l'oggetto del pensiero. Se io dico che io ero la donna della tua vita, non si tratta che stavi pensando a me, io rappresentavo per te questo. Dativo, idem, destinazione, tu non mi dai niente, sono io che ero per te qualcosa. L'accusativo non ci sta perché ci vuole il verbo, tipo vedo qualcuno, amo qualcuno. Qui tu non fai niente, sono sempre io che sono qualcuno. Il genitivo significa mancanza di qualcosa o parte di qualcosa, tipo una fetta di torta o senza di te. Non c'è né negazione né roba parziale, quindi il genitivo non ci sta. Ho detto tutto, se non mi sbaglio non ho scordato di niente, nominativo non può esserci perché c'ero già io e ci resta solo strumentale che indica la qualità, che qualcuno rappresenta qualcosa. Tac, хорошо, genitivo plurale è ancora più difficile, participi passati, a livello di casi Mauro, participi passati sì. Participio presente normalmente sono più difficili. Che cosa c'è di difficile? C'ho il telefono che mi dice che sto troppo tempo con lo schermo acceso, perciò si blocca ogni tanto. Che cosa c'è di difficile nel genitivo plurale, oltre alle desinenze? Participi passati. Ah, i casi dei participi. Ok, c'è qualcuno che ha problemi con i casi, le desinenze dei participi? Oltre a Mauro, facciamo così, scrivetemi che difficoltà avete, la prossima diretta la dedico a quella, se c'è da spiegare, se c'è qualcosa da memorizzare, ahimè posso dare solo consigli come farlo, non lo posso fare per voi, le desinenze del genitivo plurale, sì,
Sì, una delle cose meno amate. Declinazione delle eccezioni nel genitivo plurale, da memorizzare. Qui non, come faccio a spiegare le eccezioni? Le eccezioni si chiamano così appunto perché devono essere memorizzate, come i vostri innacqui e piacqui. Sono forme che devono essere memorizzate senza spiegazioni. Poi un altro discorso è come si fa a memorizzare? Qui non è la domanda della grammatica, è la domanda di come si fa a memorizzare, che non ci vuole la spiegazione della grammatica, ci vuole il modo per lavorare con la propria memoria. Tac, qualcosa che richiederebbe una spiegazione a livello di grammatica, cioè, allora. Participi passati e genitivo plurale, queste desinenze, non le conoscete oppure non ve le ricordate? Qual è il problema? Non le avete studiato oppure provando a studiare non avete capito come si fa? Normalmente i participi è una delle cose più difficili da usare, non tanto perché loro sono difficili, quanto perché l'utilizzo è abbastanza limitato. Non usiamo così tanto i participi nella vita reale e quindi è possibile avere difficoltà solo per la mancanza di pratica. Mauro ha ragione, participio passato. Participi, non capisco bene quando usarli, a volte sbaglio. Fammi un esempio. Fammi un esempio della frase dove hai dubbio se usare un participio oppure no? Perché non riesco a capire, participio passato passivo o attivo? Tipo fatto o facente ma al passato? Conosco ma non mi rimangono in testa, mancanza di pratica. L'unico modo per modo garantito, magari c'è qualcuno che vi può ipnotizzare e farvi rimanere queste informazioni in testa, magari esiste, però il modo garantito è l'utilizzo. Valutate sempre quante cose voi studiate, memorizzate come percentuale e quante cose utilizzate di quello che avete studiato. Magari avete visto un testo, avete provato a memorizzare 20 parole nuove, no? Avete provato, fatto esercizi oppure così a memoria, scrivendole, mettendole su Memrise. E poi quante parole pronunciate di quelle che avete imparato? Quante parole avrete detto a qualcuno di quelle che avete imparato? Stesse participi, le avete studiate, avete visto le desinenze. E poi avete mai pronunciato queste parole o scritte a qualcuno in un messaggio? Se non l'avete fatto, considerate che non avete studiato. È come imparare a guidare la macchina senza mettersi mai al volante. Vi immaginate tutta la teoria di come si guida la macchina senza mettersi al volante? E poi non riesco mai a memorizzarmi come fare la retromarcia. È normale perché è troppa teoria in testa e pochissima pratica. Tac, passivo è più semplice, attivo è più difficile. Attivo è più difficile perché non ce l'avete in italiano e non lo usate. Quindi attivo passato, quindi facente, ma che lo faceva al passato, no? Ho visto la persona facente la ginnastica, cioè che faceva la ginnastica in quel momento. Sì, djelavševa. Allora, quando è attivo, forse non è così tanto difficile. Se non ti viene naturale usare questi participi, puoi benissimo sostituire l'intero participio, ho visto la persona facente a ginnastica, bisogna dire я видел человека делавшего гимнастику al genitivo, no? Perché я видел, all'accusativo, я видел человека, человека sta all'accusativo. Quindi il suo participio pure sarà l'accusativo. Я видел человека, делавшего гимнастику. Se non ti viene così spontaneo usare делавшего,
come participio, puoi benissimo dire «Я видел человека, который делал гимнастику», che faceva, con un verbo è sempre molto semplice. Nel russo moderno, al giorno d'oggi, si usano sempre meno participi e sempre più verbi al posto dei participi, quindi suonerete abbastanza, come dire, come i russi, usando al posto dei participi i verbi con la costruzione il quale faceva, al posto del facente. E così hai risolto con i casi. Perché o devi fare molta, molta pratica a voce o per iscritto, o sostituire il participio col verbo, che anche questo è possibile. Per esempio, prekrasno skazano e Lelouch prekrasno skazal. Indifferente, dipende. Ci sono espressioni idiomatiche che esistono. Ben detto, prekrasno skazano. Intanto non è attivo, skazano è detto da qualcuno, allora è forma passiva. Prekrasno skazano e prekrasno skazal. Veramente in questo esempio è indifferente, però visto che esiste già ben detto, si può un pochettino meglio usare questo. Prekrasno sdelano, fatto bene, ti prekrasno sdelal, l'hai fatto benissimo. Veramente indifferente. Так, хорошо. Ok, io spero che ho chiarito comunque qualche dubbio relativamente ai casi e qualche altra cosa, qualche altra parte della grammatica. Valentina, fammi poi sapere se ho risposto alla tua domanda, che hanno ascoltato tutti tranne te. Spero che ascolterai in differita se riesco a salvarla. Хорошо, ragazzi, qualcuno di voi ha altre domande? Se ce l'avete, veramente rispondo molto volentieri. E poi ho pensato, invece di vedere così qua e là, se qualcuno posta pubblica una domanda, magari vi lascio direttamente su Instagram qualche post, tipo vostre domande, e quando vi viene in mente un minimo dubbio, come a Valentina, no? Che ha scritto nel suo profilo, però ha scritto: qualcuno di voi sa spiegarmi perché matematica была мой кошмар? Non si può dire così. E bisogna per forza dire matematica была моим кошмаром. Un'ottima domanda, e se ce l'avete pure voi, qualche dubbio, qualche domanda, invece di cercare qualcuno che risponde a voi, e magari qualcun altro non lo sente, che è una cosa che non approvo, perché la stessa domanda che viene a voi potrebbe venire a qualcun altro. E non sarà sempre, non ci sarà sempre possibilità di rispondere a ciascuno privatamente. Quindi credo che anche per voi è meglio, anche se non avete domande voi, qualcun altro ce l'avrà, ma lo scrive, lo pubblica sotto il post, visibile a tutti, e io darò le risposte o sempre sotto il post o a forma di una diretta come questa. Хорошо, хорошо. Quindi se volete, possiamo fare così, perché magari nel momento le domande non vengono, poi durante lo studio, nel corso della vita, possono esserci delle domande, me le scrivete direttamente sotto il post, va bene? Su Instagram intendo. Così vi raccolgo tutti in un posto. Хорошо? Ok. Chi non ha domande, scriviamo per piacere, non ho domande. Chi ha domande, scriviamo quali sono. E per tutti i nuovi arrivati, perché vedo che piano piano qualcuno va, qualcuno viene, ripeto quello che ho detto all'inizio, magari non avete sentito, che da gennaio i prezzi sui miei corsi cresceranno perché cambio il regime fiscale, dovrò pagare l'IVA, non so più il regime dei minimi. E quindi se volevate comprare qualcosa avete tempo, vi consiglio comunque di farlo prima della fine di dicembre, neanche prima di gennaio, e perché poi costeranno tutti il 22% di più, in più. Crashò? Ok, non vedo altre domande, quindi probabilmente è tutto chiaro relativamente allo strumentale. Всегда вежливо, огромное спасибо за все, что делаешь для нас, миллион вопросов. Спасибо большое. Mi fa molto piacere quando qualcuno scrive queste parole, perché
Quando offri qualcosa, ho sempre detto, non importa, pagamento, gratis, se qualcuno apprezza, quando qualcuno paga, apprezza con i soldi, quando fai qualcosa gratis per altre persone e la persona ti dice grazie e comunque interagisce con te, per me è un ulteriore sintomo che quello che faccio vi serve. E quindi continuo. Nel momento in cui voi smettete di reagire, di scrivermi commenti, di chiedermi di commentare, io smetterò di fare tutte quelle cose, video, post, non farò più niente, né prodotti a pagamento, niente. Vi mollo così come siete. Quindi ringraziate le persone che comunque si dimostrano così attive e che interagiscono con me, che scrivono qualcosa, che non vi dispiace fare tic tic tic, digitare due paroline. Fare, per avere un dialogo. Хорошо вечер, королева. Спасибо тебе, Мауро. Грация a tutti, ragazzi, chi è venuto adesso non ha sentito l'inizio. Proverò a salvare la diretta e così vedrete sin dall'inizio. Su Instagram la diretta resterà per 24 ore, se non mi sbaglio. Хорошо, хорошо. Ok, possiamo concludere qui. Grazie ancora a tutti. Lasciate le domande sul post che sarà tra 1 o 2 giorni su Instagram e io rispondo a tutto. Approfittate, ragazzi, approfittate. Хорошо, все, счастливо, всем хорошего вечера. Стало un piacere rivedervi. Sì, до скорого, до связи. A risentirci. Пока-пока.